Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Abbiamo iniziato il nostro cammino chiedendoci che cos'è la preghiera. Abbiamo visto che la Chiesa ci mette a disposizione tanti strumenti per pregare, la parola di Dio, i salmi, il Padre nostro. Quest'oggi, in questo cammino, vogliamo scoprire come la Chiesa ci invita a pregare attraverso la liturgia, non nonostante la liturgia, come a volte capita. Proprio la liturgia è il luogo nel quale la Chiesa ci invita a pregare come corpo di Cristo, come comunità di credenti che si unisce a formare il corpo del Signore. A volte noi purtroppo, in preda a un certo individualismo, pensiamo che sia più importante il rapporto intimo con il Signore. Ad esempio, celebriamo l'Eucaristia e poi diciamo, dopo l'Eucaristia, stiamo un po' da soli a pregare con il Signore, dimenticandoci che lo abbiamo già fatto anche durante la celebrazione. Quindi è molto importante pregare, ma attenzione, lo facciamo attraverso la liturgia che la Chiesa ci invita a vivere. Ecco, molto importante non dimenticare questo. Un gesuita, padre Spiedel, racconta questo piccolo episodio. Dice che una volta quattro parroci si sono trovati di sera a giocare a carte e uno era in ritardo, allora hanno detto e si sono detti l'un l'altro: preghiamo il Vespro, la liturgia del Vespro, intanto che lo aspettiamo. Poi a un certo punto è scoppiato un temporale molto forte e allora hanno detto: lasciamo qui il breviario e andiamo in chiesa a pregare prima che ci capiti qualcosa. Cioè ci dimentichiamo tante volte che la liturgia è il tempo della preghiera, è il luogo dove noi preghiamo. Ecco perché è molto importante provare a lasciarci educare alla preghiera liturgica. Un autore ortodosso, Komiakov, dice che se anche ci fossero dei luoghi dove si impara a nuotare senza l'acqua, non si può diventare cristiani senza la liturgia. La liturgia è il luogo dove noi esprimiamo e cresciamo nella vita cristiana. Che cos'è però la liturgia? Possiamo conoscerla attraverso diversi approcci, quello antropologico ad esempio. Anche l'essere umano conosce dei riti e l'importanza dei riti. Senza dover recuperare l'antropologia culturale, forse tutti noi ci ricordiamo che nel Piccolo Principe, questo piccolo libretto, si racconta dell'incontro della volpe con il piccolo principe, no? E in questo incontro la volpe invita il principe al rito, ad essere costante nel ripetere l'ora in cui deve avvenire l'incontro, eccetera. Perché? Che cos'è il rito? È ciò che rende un giorno diverso dagli altri, dice il piccolo principe. Ecco, anche umanamente noi comprendiamo l'importanza dei riti, della liturgia, potremmo dire, umana. C'è anche un approccio sociologico che ci insegna che in fondo l'umanità, se dimentica alcuni riti, ne inventa degli altri. Pensate a cosa sono diventati i centri culturali, i centri commerciali, che possono essere da un certo punto di vista il parallelo dei nostri templi, dove l'umanità appunto si incontra, si ritrova per vivere alcuni riti, per incontrarsi, per stare con gli altri. Cioè, possiamo dare tanti significati alla liturgia umana, però attenzione, la liturgia che la Chiesa offre non è e non trova il suo significato nell'esperienza umana, ma lo trova se la si guarda teologicamente. Che cos'è la liturgia per la Chiesa? Cos'è la liturgia per un cristiano? Potremmo descriverla come l'ingresso nel mistero di Dio. La liturgia è un passo che come cristiani siamo chiamati a fare insieme come comunità nel progetto eterno di Dio. E qual è il progetto eterno di Dio? Quello di ricapitolare tutte le creature, tutte le cose in Cristo, cioè raccoglierle tutte nel Signore, perché anche noi possiamo scoprire nel Figlio di potersi rivolgere a Dio come ad un padre e quindi scoprirci figli. La liturgia è il luogo dove noi non siamo più un numero dell'umanità, ma siamo figli e quindi fratelli gli uni degli altri.
Potremmo dire che la liturgia è il luogo dell'ingresso nel mistero, però attenzione che per mistero non si intende qualcosa di enigmatico, di oscuro, qualcosa appunto di misterioso. Il mistero per la fede cristiana è innanzitutto un incontro con Dio che si rivela, si fa conoscere senza creare distanza, si comunica nella comunione, si fa capire là dove le persone si incontrano in un legame fraterno. La liturgia, inoltre, per i cristiani non è una rappresentazione. A volte noi entriamo in questi luoghi magnifici come questo e abbiamo un po' la percezione di essere degli spettatori davanti a una rappresentazione che vede alcuni attori in una scenografia. Attenzione però che la liturgia non è una rappresentazione. Perché? Perché la liturgia è innanzitutto il luogo dove la Chiesa attinge la vita di Dio. Potremmo dire diversamente che non si ripetono alcuni gesti perché si vuole ricordare quello che Gesù ha fatto, ma si compiono delle azioni liturgiche perché si vuole rivivere quello che Gesù ha vissuto. Ecco perché non è una rappresentazione. Potremmo meglio dire che il punto di partenza per la liturgia terrena, quello che viviamo nelle nostre chiese, è la liturgia celeste, quella ben descritta nel capitolo 20, 21, 22 dell'Apocalisse, che parla della Gerusalemme celeste, in cui appunto avviene questa liturgia alla quale le nostre liturgie attingono. Quello è il punto di partenza. Allora è molto importante quando viviamo le nostre liturgie avere una visione teologica corretta. Dove incontriamo Cristo oggi? Nella liturgia. Perché? Perché Cristo, morto e risorto, è asceso al cielo, siede alla destra del Padre, in questa Gerusalemme celeste, nella Piazza d'Oro, e cosa dice l'Apocalisse? Che intercede per noi. Cioè fa un passo, intercede, fa un passo tra le creature, i figli, che nel battesimo appunto si possono riconoscere davanti a un padre, e il Padre. In Cristo, adesso che ha aperto la porta del cielo, dice l'Apocalisse, cioè ha squarciato i cieli, più nessuno potrà chiudere questa porta, si comunica a noi. Perché? Perché sedendo alla destra del Padre intercede per ciascuno di noi. E attenzione che in quanto battezzati noi non siamo lontani da quello che avviene nella Gerusalemme celeste. San Paolo lo dice chiaramente nella lettera ai Colossesi, al capitolo 3, al versetto 3. Noi siamo già nascosti con Cristo in Dio. Allora potremmo dire che come cristiani, nel battesimo, noi partecipiamo alla morte e alla risurrezione di Cristo. E grazie a questo siamo già nascosti con Cristo in Dio. Partecipiamo già a quella Gerusalemme celeste in cui il risorto intercede per ciascuno di noi. Quello che avviene nella liturgia, potremmo dire, è questo contatto, questo incontro tra la nostra umanità, che vive ancora in questo mondo, che vive ancora le vicende umane, e una umanità compiuta che trova già la sua pienezza appunto in Cristo, che è già nascosta con Cristo in Dio. Allora potremmo dire che la liturgia è veramente un simbolo, ma nel senso profondo del termine. La parola simbolo, sappiamo, significa l'unione, l'incontro tra due realtà. Non è un segno la liturgia, ma è un modo con cui, in quello che celebriamo, entriamo in contatto, partecipiamo con quello che avviene nella Gerusalemme celeste, nella liturgia celeste. È un simbolo perché la liturgia è una cucitura tra due mondi. Non c'è più creato e increato nella liturgia, ma c'è questa cucitura, questo incontro, questa partecipazione. Una volta ho sentito da un uomo spirituale dire questa cosa: quando celebro l'Eucaristia ho come l'impressione di fare un salto in questa Gerusalemme celeste e poi scendere al termine dell'Eucaristia con gli occhi pieni di quello che ho visto.
Ecco, dovrebbe essere così la liturgia che la Chiesa vive, un luogo in cui conosciamo il mistero di Dio che si fa conoscere attraverso il Figlio. E quando usciamo dalle nostre liturgie dovremmo essere colmi di questa partecipazione. Ecco, è con questo sfondo che dico solo due parole prima di lasciare la parola a Don Daniele sulla liturgia eucaristica. Riserveremo adesso due incontri, questo e il prossimo, al tema della liturgia eucaristica. Che cosa avviene nella liturgia che celebriamo tutte le domeniche attorno all'altare? Beh, innanzitutto l'Eucaristia è un pasto e mette al centro un pasto. L'ultima cena, lo spezzare del pane per i discepoli di Emmaus. Perché è così importante il pasto? Beh, l'uomo è una creatura affamata, Dio l'ha fatto affamato. Feuerbach diceva che l'uomo è ciò che mangia, lo diceva in senso materialistico, ma noi potremmo dire che da un certo punto di vista aveva ragione. L'uomo è ciò che mangia. Mangiando dell'Eucaristia, l'uomo è a immagine e somiglianza di Dio. Però attenzione, che l'uomo non mangia alla maniera degli animali. Gli animali si nutrono, l'uomo pranza, lo diciamo, no? E il pranzo è più dell'alimento. Il pranzo è un evento comunionale. Allora, mangiare per l'uomo, il pasto per l'uomo, è un momento di comunione. E Dio lo ha fatto affamato perché potesse crescere nell'uomo il desiderio di comunione con l'altro, con Dio innanzitutto, vivere della vita di Dio e con i fratelli. Stare di fronte all'altro, al volto dell'altro, è parte costitutiva dell'essere umano. Cos'è successo però? Che l'uomo ha dimenticato questa sua vocazione, ha voluto, invece che accogliere il dono dell'alimento, Dio ha creato un giardino di cui ha detto di tutti gli alberi potete mangiare, tranne dell'albero della conoscenza del bene e del male. Quindi Dio ha fatto ciò di cui l'uomo ha bisogno per nutrirsi. Però che cosa ha fatto l'uomo? Ha voluto vivere il mangiare senza Dio. Si è voluto nutrire da se stesso. Massimo il Confessore dice che l'uomo ha voluto vivere come Dio senza Dio, cioè al di fuori della comunione. Quindi per tutti noi rimane questa convinzione che a mangiare ci pensiamo noi. E l'uomo ricurvo sul proprio ombelico che cosa si è dimenticato? Che ha un volto. Più sono ricurvo su di me, più penso a salvare me stesso, salva te stesso, è diventato ormai un imperativo nel nostro mondo. Più l'uomo ricurvo su di sé, più si dimentica la sua vocazione alla comunione. Ecco perché è importante capire adesso, e concludo, che cosa avviene con l'incarnazione e la redenzione di Cristo. Dio non ha abbandonato l'uomo nella sua pervicace convinzione di bastare a se stesso, isolato da Dio, isolato dai fratelli, ma ha fatto un passo verso di noi. Con l'incarnazione non c'è più divisione. Gesù è venuto verso di noi, ha abbattuto il muro di inimicizia perché ciascuno di noi potesse scoprirsi figlio e scoprire che se si è figli davanti a un padre, si è anche fratelli. Quando io scopro di avere un fratello? Quando sto di fronte al volto del padre. Perché il figlio della parabola del figlio del prodigo non conosce il suo fratello? Perché non sta da figlio di fronte al padre. Allora che cosa è venuto a fare Cristo? A restituirci questa nostra dignità filiale che ci permette non solo di riconoscerci figli davanti a un padre, ma di scoprire che abbiamo dei fratelli. E la liturgia è sempre un evento di comunione. Unus Christianus, nullus Christianus, diceva Tertulliano. Un solo cristiano non è un cristiano. Perché? Perché non può essere figlio. Se figli, solo se ci si riconosce come fratelli. Ecco perché la liturgia, in particolar modo la liturgia eucaristica, è innanzitutto un evento di comunione. E quando nella Chiesa si forma il corpo di Cristo, allora veramente ci si trova di fronte ad un mosaico di volti, non perché siamo uno diversi dagli altri, ma perché tutti insieme
ci rendiamo conto che avviene tra di noi qualcosa che al di fuori della Chiesa non può avvenire, il formare un solo corpo e un solo spirito e incontrare proprio nella forma del corpo il nostro capo che è Cristo. Una porta era aperta nel cielo. Con questa immagine inizia il libro dell'Apocalisse. Questa immagine vogliamo custodire per entrare nella ricchezza, nel mistero della celebrazione eucaristica. Perché la celebrazione eucaristica è proprio questo, è salire, come diceva Don Sergio, alla Gerusalemme del cielo, vivere mettendo le radici nella vita del regno, per usare questa bella immagine della sapienza della Chiesa che dice che i cristiani sono come alberi rovesciati che mettono radici nel regno e portano frutti sulla terra. E tutta la celebrazione dell'Eucaristia racconta, manifesta questa ascesa, questa salita al regno. E la cosa più preziosa, diceva, come ricordava Don Sergio, è che non si sale da soli, non è una celebrazione individuale, ma è la celebrazione della comunione della Chiesa. La messa a cui partecipo la domenica non è un pio atto devoto che io compio, ma è davvero radunarsi del corpo di Cristo, radunarsi per incontrare il capo di cui, che è Cristo. E il grande cammino della Eucaristia ci porta nel regno per vivere la comunione tra di noi e con i santi del cielo. Ora proviamo a scorrere i gesti che viviamo nell'Eucaristia per riscoprirli in tutta la loro ricchezza e in tutto il dono che ci fanno. Tutti i riti iniziali della celebrazione hanno lo scopo di risvegliare in noi, nei fedeli, il dono della comunione, perché anche fisicamente passiamo dalla dispersione delle nostre vite, delle nostre case, delle nostre occupazioni, a radunarci in chiesa. La celebrazione eucaristica non inizia col segno di croce, inizia con il cammino che ci porta in chiesa, perché lì già lo Spirito Santo comincia a operare la prima trasformazione. Da individui isolati, dispersi, ci raduniamo in una comunione di fratelli, ci raduniamo intorno a Cristo, il capo, per divenire sempre più profondamente il suo corpo. Non siamo in quella chiesa perché ci siamo scelti, perché abbiamo deciso, ma perché siamo stati chiamati, convocati, chiamati insieme. La convocazione che ci rende sempre più profondamente un solo corpo. E arrivando in chiesa, prima di cominciare la celebrazione, è bello fare, entrando in chiesa, il segno della croce con l'acqua benedetta, con le acque a sentire che ci sono alle porte della chiesa, per fare memoria che siamo entrati così attraverso il battesimo, che alla porta della chiesa, ogni volta che entro, muore l'uomo vecchio, quello che forse ha abitato la mia settimana, perché lì dentro, nella chiesa, nella celebrazione, viene nutrito l'uomo nuovo. E la celebrazione inizia con la processione di ingresso, un gesto che noi abbiamo un po' perso, riservato solo alle messe solenni oggi, ma è un gesto carico di significato, perché, dicono i maestri spirituali, racconta il mistero dell'incarnazione del Figlio. Questo ingresso in processione rappresenta il Figlio che prende carne e pone la sua dimora in mezzo a noi, il Cristo risorto che, come ascoltiamo nei Vangeli di questa domenica, stette in mezzo. E il ministro che entra rivestito delle vesti liturgiche preziose tante volte è il segno di Cristo che viene a rivestire la sua sposa di vesti preziose, viene a donare la sua vita preziosa perché diventi quella della sua sposa, della Chiesa. E quando arriva all'altare, il ministro compie un gesto particolare, che è quello del bacio dell'altare, dell'inchino e del bacio, perché racconta su quale registro noi celebreremo l'Eucaristia, che è quello dell'amore, è il dono d'amore che Gesù fa della sua vita. Un autore spirituale scrive: ora le labbra conservano l'impronta dell'altare e non possono più profanare il linguaggio dell'amore. E all'inizio la celebrazione
ci ridona quel saluto che stiamo ascoltando anche adesso nelle nostre celebrazioni pasquali. Il Signore che appare ai Suoi discepoli dice pace a voi. La celebrazione inizia con il saluto del sacerdote. Il Vescovo dice nelle sue celebrazioni la pace sia con voi, i sacerdoti la grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Perché non è un saluto di buona educazione o di benvenuto, ma è la continua memoria delle parole del risorto, che il risorto viene per donarci la sua pace, per farci essere uomini e donne nuove di pace. Noi siamo raccolti proprio perché il Signore viene per donarci una vita nuova. E nella celebrazione viviamo all'inizio l'atto penitenziale. Iniziamo il nostro cammino di ascesa al regno consapevoli della nostra condizione di peccatori. Il peccato frammenta la comunità, ferisce la comunione. E all'inizio della celebrazione allora noi confessiamo, riconosciamo la nostra situazione di peccato, ma lo facciamo alla luce della misericordia del Padre. Lo facciamo facendo memoria di cosa accade quando il figlio prodigo riconosce davanti al Padre il suo peccato, viene rivestito di grazia della figliolanza. Una delle poche preghiere della Messa che diciamo in prima persona, confesso per mia colpa, non per la tua colpa. Tante volte nella vita cerchiamo di addossare la colpa agli uni agli altri, nella celebrazione invece riconosciamo che la colpa è mia e lo facciamo perché lì troviamo queste colpe risanate. E la preghiera, questa dell'atto penitenziale, in cui affidiamo al Signore il desiderio che le divisioni siano risanate, che le ferite siano guarite, e lo facciamo perché sappiamo che questo non può venire da noi. Noi andiamo nella celebrazione perché tutto ciò che ha ferito la nostra comunione possa essere risanato dall'opera dello Spirito, come ha guarito le ferite di Gesù crocifisso. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, la consapevolezza che la comunione dei fratelli è il luogo dove il peccato non ha più potere. Noi andiamo all'Eucarestia per, come diceva Don Sergio, diventare sempre più fratelli, perché lì il peccato perde il suo potere. Chiediamo ai fratelli di pregare per noi. Chiedo alla Vergine Maria, agli angeli, ai santi e a voi di pregare per me. È un grande atto di fiducia, di affidamento gli uni gli altri. Invochiamo la pietà di Dio, diciamo Kyrie eleison, il nuovo messale ci ha ridonato la preghiera in greco, perché questa parola, il Kyrie eleison, è una parola densa di significato biblico, indica anche la tonalità materna, la richiesta di un perdono che mi rigenera. E poi la domenica la celebrazione è anche arricchita dal canto del Gloria e il canto della Lode. E i grandi maestri spirituali dicono che la lode è la voce dell'uomo nuovo. L'uomo vecchio si lamenta sempre, l'uomo nuovo loda e ringrazia il Signore. E le parole di questo inno sono quelle che noi diciamo sono prese da coloro che contemplano il volto di Dio giorno e notte, che sono gli angeli. E in questo inno si fondono la lode per la grazia rigenerante di Dio e si amplificano in una richiesta ancora più profonda di misericordia. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. E risuonano anche qui le immagini della grande liturgia celeste dell'Apocalisse, dove i santi continuamente cantano e celebrano la vittoria dell'agnello sul grande accusatore. Noi siamo venuti qui, Signore, a lodare la Tua misericordia che ci ha rigenerato, ci ha liberato dai nostri fallimenti, e lo facciamo cantando le Tue lodi. E poi c'è una preghiera particolare che conclude questi riti iniziali, che è la preghiera della colletta, che è un termine latino che significa mettere insieme, mettere, riunire. E il ministro, a nome di tutti, raccoglie le preghiere che noi portiamo dalle nostre vite, i desideri che portiamo dalle nostre storie, li raccoglie in un'unica grande offerta a Dio. Non siamo più singoli che pregano in quel momento lì,
Attraverso quella preghiera il ministro raduna tutte le nostre preghiere nell'unica grande preghiera di Cristo che si rivolge al Padre. Infatti il ministro apre le braccia per questa preghiera nella simbolica del Cristo crocifisso, che è il grande intercessore universale. E questa preghiera, che conclude i riti iniziali e ci fa immergere nella liturgia della parola, è proprio la preghiera che unisce il corpo al capo. Entriamo nella preghiera di Cristo e preghiamo in Cristo, come dice il Vangelo di Giovanni. E per mezzo dello Spirito la nostra preghiera diventa una preghiera filiale, perché siamo innestati nella preghiera del Figlio. E poi, come diceva Don Sergio, l'Eucarestia è il nutrimento della nostra vita nuova, della nostra vita risorta. E in cui si aprono le due grandi mense dell'Eucarestia. Andiamo all'Eucarestia per nutrire la nostra vita di figli, e la liturgia ci dona due nutrimenti: il nutrimento della parola e il nutrimento del pane. Il nutrimento della parola è quello di cui vogliamo parlare stasera, custodire stasera le ricchezze. Ci ricorda quello che Gesù dice nel Vangelo, che l'uomo si nutre di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Il Verbo si è fatto carne, la parola si è fatta carne. La parola che noi ascoltiamo nella celebrazione eucaristica non è la parola di un assente, ma è la presenza di Cristo che parla. E quella dell'Eucaristia è una parola densa e impregnata di vita, perché è una parola proclamata. Come dice il profeta Isaia, è come la pioggia e la neve, che non ritornerà a me senza aver portato frutto. Che frutto porta la parola? Il frutto di una vita da figli, il frutto di una vita di comunione. Secondo un autore spirituale, la parola proclamata nella liturgia è come uno spartito che viene suonato. La musica lì esprime tutta la sua forza e tutta la sua bellezza. E la proclamazione della parola ha un andamento crescente, che immerge, ci immerge nella storia della salvezza. Ascoltiamo i brani dell'Antico Testamento che contengono le profezie, le promesse di Dio, la nascita di un popolo, e questo popolo viene preparato dal Signore alla rivelazione del volto di Dio in Cristo. Nella seconda lettura spesso ascoltiamo uno scritto degli Apostoli, le lettere di Paolo. Contempliamo ciò che lo Spirito genera nella vita di coloro che hanno accolto la rivelazione di Dio. Ascoltiamo cosa lo Spirito ha generato nella vita di queste prime comunità per vedere in trasparenza l'opera di salvezza, la vita risorta che poi abita le nostre relazioni, che trasforma la vita. È una prima risposta alla parola che Dio ci dona, è quella del Salmo. Il Salmo si chiama responsoriale perché noi rispondiamo alla parola, ed è Dio stesso che, come vedevamo l'anno scorso, ci consegna le parole per dialogare con Lui. I Salmi erano espressioni che Gesù stesso utilizzava per pregare. E un autore spirituale usa un'immagine molto bella, dice che queste sono un tesoro prezioso perché questo modo di pregare è risorto con Cristo. E adesso noi, pregando con quelle stesse parole, preghiamo con delle parole risorte, con quello che è un tesoro di grazia. E fino a questo momento siamo seduti nell'ascoltare la parola. Poi con il canto dell'Alleluia, nell'ascolto del Vangelo, invece ci alziamo in piedi, perché l'alzarsi in piedi è il verbo della risurrezione, perché noi facciamo esperienza di risurrezione nell'ascoltare il Vangelo. L'assemblea acclama nel canto, il canto dei risorti, l'Alleluia, perché il Vangelo contiene un germe di risurrezione. È il canto dei salvati dell'Apocalisse. Alla fine dell'Apocalisse leggiamo: udì una voce potente di folla immensa che nel cielo diceva: Alleluia, salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio. E in quel canto e nell'ascolto del Vangelo noi contempliamo e accogliamo il dono del compimento della salvezza. Con l'ascolto del Vangelo noi non guardiamo indietro, non è cronaca,
quella che ascoltiamo nel Vangelo, cronaca di eventi passati della storia di Gesù. Noi con l'ascolto del Vangelo guardiamo al futuro del compimento della salvezza, al futuro del regno dove abita il Signore risorto e dove la liturgia ci sta portando. E la comunità cristiana vive anche attraverso piccoli gesti questo ascolto. Lo facciamo coi tre segni della croce, uno sulla fronte, uno sulle labbra e uno sul cuore. Chiediamo che la parola del Vangelo illumini la nostra mente, illumini le nostre scelte, i nostri pensieri. Chiediamo che la parola del Vangelo dia forma alle nostre parole con il segno della croce sulle labbra. E chiediamo che il Vangelo che ascoltiamo custodisca il nostro cuore, faccia germogliare una parola di vita. E poi c'è l'omelia. Omelia. Che cos'è l'omelia? L'omelia non è, diciamo che cosa non è l'omelia. L'omelia non è una catechesi, non è, è un fervorino morale. Alcuni grandi autori spirituali dicono che l'omelia è un commento alla parola ascoltata per gustarla in tutta la sua pienezza. Dovrebbe aiutare ad andare sotto la scorza, come dice tante volte Don Sergio, della parola che tante volte è dura, ma custodisce un tesoro di grazia. E allora la parola serve, l'omelia aiuta a creare in essi, a scoprire che quella parola lì sta parlando alla mia vita, alla nostra storia, alla nostra comunità. È una parola, quella dell'omelia, che aiuta a scoprire che la parola è incarnata nella nostra quotidianità, nella nostra vita, e diventa davvero parola che apre alla vita del regno. E la domenica facciamo anche la professione di fede. Dopo l'omelia facciamo la professione di fede. Possiamo dire, come diciamo sempre, quello che diceva il cardinal Spidlich, che spesso facciamo la professione di fede dopo l'omelia per conservare la fede. Dopo quello che abbiamo ascoltato nell'omelia, diceva il cardinal Spidlich, che era un grande maestro spirituale. Però la professione di fede è continua immersione nella potenza del nostro battesimo, perché quella professione di fede lì è proprio ciò che ha dato inizio alla nostra vita cristiana. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù, profetizzando la Pasqua, usa questa espressione sempre da custodire come preziosa. Ora il principe di questo mondo sta per essere gettato fuori. Questo si realizza per noi nel battesimo, e nella professione di fede ogni domenica facciamo memoria che davvero il principe di questo mondo è stato gettato fuori dalla nostra vita. E noi preghiamo insieme il credo perché è memoria viva di quel dono di libertà, e allo stesso tempo radicamento sempre più ci radica sempre più profondamente in questa libertà dal male. E ogni domenica noi mettiamo al cuore, al centro della nostra settimana, la professione di fede, perché vogliamo vivere quella settimana che inizia da figli e figlie di Dio risorti, capaci di lottare contro il male. E la prima mensa, quella della parola, si conclude con la preghiera dei fedeli. È l'ultimo momento della liturgia della parola. Se la prima parte del nostro ritrovarci e ascoltare, facendo nostra la frase di Pietro che dice: Signore, tu solo hai parole di vita eterna. In questo momento rispondiamo in modo orante alla parola che Dio ci ha rivolto, perché non è un monologo l'Eucaristia, ma è un dialogo, e siamo sempre in relazione, e in quella preghiera offriamo a Dio i desideri, le richieste, non solo nostri, ma quelli del mondo intero, della nostra comunità, dei fratelli che sono lì, anche di quelli che non ci sono, di quelli che non sanno come pregare, di quelli che non hanno più forza per pregare. Siamo lì per essere voci dell'umanità e offriamo al Padre parole ispirate dalla parola che abbiamo ascoltato. E lì viviamo la nostra dimensione sacerdotale, quella di offrire al Padre tutta l'umanità. Le preghiere sono di preferenza sempre rivolte al Padre, che è la sorgente di ogni grazia e di ogni vita, e concludono sempre con l'espressione per Cristo nostro Signore, perché noi offriamo al Padre le preghiere unendole a quelle di Cristo, e lo facciamo per l'opera incessante dello Spirito Santo.
E queste preghiere prendono il nome di preghiera universale proprio perché hanno la forza di metterci in comunione con il mondo intero, per contemplare che tutto si ricapitola in Cristo. E questa preghiera si nutre della visione del regno dove tutto è già unito in Cristo. Noi sperimentiamo che non è ancora così, ci sono ancora divisioni, ferite, ci sono ancora amore non realizzato, e allora noi chiediamo al Signore che questo si compia, che il suo regno venga, lo facciamo attraverso queste preghiere. E il cristiano, dicono i maestri spirituali, vive come prega, e così questa preghiera diventa il luogo in cui portiamo a Dio la vita del mondo, perché il mondo riceva la vita di Dio. E proprio per il suo carattere di intercessione sacerdotale, la preghiera dei fedeli fa, potremmo dire, da cardine tra la prima e la seconda mensa, tra la mensa della parola e la mensa del pane. Infatti, subito dopo queste preghiere, la liturgia ci fa entrare nell'offertorio, dove la vocazione sacerdotale del battezzato, di noi battezzati, trova la sua massima espressione, e ci fa entrare nel mistero ancora più profondo del pane di vita che ci viene donato, ma che scopriremo mercoledì prossimo.